Non amo i razzisti dilettanti. Perché questo titolo? Diciamo che il titolo è nato dalla conversazione con i ragazzi a Torino, liceo, insomma, dove mi è stato chiesto di intervenire un po' per cercare di dare una mano ad un'associazione italiana delle famiglie che hanno adottato figli stranieri, ma che purtroppo per un periodo trovavano difficoltà immense nelle scuole perché i loro figli e le figlie erano soggette di tante questioni di razzismo. E quindi io, quando sono andato, mi è uscito così spontaneo e dire ai ragazzi: boh, ragazzi, sentite, io per primo non amo i razzisti dilettanti, preferisco quelli seri, cioè quelli che pensano di sapere su che cosa di che cosa stanno parlando. Era un modo di dire alla platea che di fatto i ragazzi parlano per sentito dire, no? E quindi non hanno nessuna idea, e quell'occasione era occasione allora per dispertarli, farli capire che cos'è veramente il razzismo in termini di odio trasmesso su una parola che si chiama negrofobia, che dal XV secolo a questa parte ci accompagna purtroppo in maniera anche e sta crescendo sempre di più, non, invece di diminuire sta crescendo. Quindi questo era il motivo. In effetti poi pedagogicamente, quando è finita l'incontro, che è andato molto bene, mi fu chiesto di scrivere qualcosa per le mamme, la gente che ha partecipato, gli insegnanti soprattutto a Torino, erano veramente tante, più di oltre 200 famiglie, insomma. E allora scrisse questo libro che, come avete visto, è una lettera aperta che io scrivo ai ragazzi e alle ragazze e anche ai giovani, cercando di dargli un po' un ABC. Come dico, non li invito a prendere posizioni, ma invito semplicemente a dire: boh, prima che tu dica una cosa o l'altra, lasciami spiegarti che cosa è, in modo che almeno, perlomeno, se poi domani vorrai continuare ad essere razzista, almeno sappi di che cosa stai parlando. E questo così, fondamentalmente, sì. In Italia, in Occidente, il razzismo è camuffato da patriottismo, come dici nel tuo libro. Ma il libro cerca di ripercorrere sia dal punto di vista della parola razzismo, come nasce il concetto della razza, come fu creato, per quali motivi, eccetera, e poi soprattutto cerco di portare avanti un aspetto che normalmente, quando si parla del razzismo, difficilmente si tocca quell'argomento, cioè il fatto che tutta l'Europa si senti, come dire, loro dicono che noi siamo della ragione, la ragione universale, no? E per cui tutto ciò che dice un europeo è universale, perché loro hanno la ragione, la ragionevolezza, gli altri invece tutto un particolare, eccetera. Però da dove viene questo? Non hanno, la gente non insegna però ai ragazzi a capire che purtroppo la cultura europea, basata fortemente sull'illuminismo, gli illuministi, persone che celebriamo per le loro brillantezze di riflessione, eccetera, di fatto furono i peggiori teorici del razzismo. Per cui il razzismo in Occidente nasce con la cultura, è connaturale alla cultura che cementa tutto l'orizzonte programmatico almeno dal XII secolo a questa parte. Quindi non è una battaglia così facile, no? E per cui ho dovuto affrontare alcuni filosofi principali, tra Hegel, Voltaire, Kant. Per esempio, Kant diceva che i neri non hanno mai creato nulla che abbia un piccolo senso, no? Per cui l'unico modo di trattarli è prendere a bastonata. Ora,
Se tu vedi durante tutta l'epoca della schiavitù e transatlantica, la bastonata era diventato il canto, la, come dire, quello che suona la mattina per svegliare i schiavi a bastonata, per andare a pregare la bastonata, per andare a cominciare il lavoro la bastonata e poi per uscire la bastonata. Tanto che Abbé Grégoire, un prete che lottava contro la, dice: beato quel giorno che muoiono, perché è l'unico giorno che non prendono la bastonata. Ma perché questo? Perché si riteneva sempre che i neri non avessero un'anima, no? E quindi, non avendo un'anima, non sono persone normali. Per cui, se tu fai qualcosa contro qualcuno, è come se avessi preso a calci una gallina, quindi non c'è nulla di male in quello che fai. Ora, i tempi sono cambiati dopo la fine della schiavitù, la colonizzazione, eccetera, ma come dire, la filosofia di fondo è rimasta e si trasmette nelle forme di politica, nelle forme di approccio, nelle forme a seconda di ogni paese europeo, di quanto ha fatto i conti con la propria storia o no. E se l'Italia ha avuto leggi razziali, però purtroppo storicamente non ha mai avuto occasione di fare un faccia a faccia con questi problemi, è normale che poi la politica, invece di aiutare a smorzare l'animo, lo usa soprattutto in un contesto in cui c'è una caduta di livello culturale, non solo in Italia, ma a livello mondiale in questo momento. Se la politica nasce come orizzonte di avere un progetto per i paesi, per il mondo, e portare avanti la gente, oggi, nell'assenza di questo tipo di progetto, perché non c'è più un pensiero ovunque, è normale che si vivi di questo, cioè invece di portare una luce, si va a scavare là in quelle piccole cose che restano alla gente, cioè ciò che riguarda la loro presunta identità, no? Per cui dice: ah, tu fai questo, fai quell'altro, e si vive di questo. Quindi in Europa sarà il razzismo, da me in Africa sarà il tribalismo, eccetera, eccetera. Cioè tutte quelle forme che toccano molto profondamente le persone nel loro modo di essere. E se tu non hai alternativa per la vita, per loro, vai a mettere mano su queste cose, perché noi viviamo un ambito in cui la democrazia purtroppo è diventato un'arte di vincere senza avere ragioni, ma in modo legale. Quindi tu dici tutto ciò che ti pare, l'importante è avere i voti. Dopodiché sai benissimo che ufficialmente poi non potrai più dire quelle cose che stai dicendo, ma nel frattempo lo dici perché? Perché consideri che la gente non ha bisogno di quel tipo di linguaggio, no? Quindi da qui l'importanza, secondo me, non è tanto della cultura, ma è della politica, ma quanto di riprendere il volo della cultura. L'Italia è stata grande ed è stato anche il punto di riferimento anche per le lotte africane, quando la sua cultura rinascimentale era un orizzonte pratico per tutti. Siamo lontanissimi oggi da quel periodo. Però la storia, gli elementi storici ci sono, bisogna soltanto recuperarli e con pazienza cercare nel dialogo altre forme di investire culturalmente nei ragazzi. Io questo penso che è l'unica cosa più buona da fare, no, per i ragazzi, piuttosto che perdere tempo con la politica. Infatti, i giovani come sentinelle di una democrazia post-razziale. Sì. In base a questo, cosa si può fare per i giovani? Bisogna divulgare questo verbo, magari è importante entrare nelle scuole, sì, nel cercare di far capire proprio l'importanza di questo contesto. Sì, sai, le scuole, c'è un proverbio da me che dice: ogni tanto il genitore ha bisogno
di portare il figlio sulle spalle per consentirlo di abituarsi a guardare più lontano dell'ombelico dei propri genitori, no? E questo è il compito della scuola. Ora, se i ragazzi li mandiamo a scuola e di là escono bevendo tutti questi tipi di, scusate la parola, schifezze di parole che diciamo, no? Allora che scuola stiamo costruendo, no? E per cui io penso che bisogna proprio ripensare totalmente l'ambito dell'educazione, ma in maniera corale, no? Perché il fatto, per esempio, che io ritengo che devo ripensare i paradigmi endogeni dell'educazione africana, però devo essere attento che in nome della mia africanità io sacrifico quello che è il valore dell'insieme dell'umanità. Questo non deve mai accadere, no? Purtroppo è quello che sta accadendo oggi, per cui vediamo più i particolarismi, no? E quindi tutto ciò che si può è importante per arrivare a quell'obiettivo, e non siamo più in grado di cantare sinfonicamente come umanità. Le grandi battaglie dell'umanità, anche contro la schiavitù, la colonizzazione, l'apartheid, hanno trionfato quando l'umanità è stata capace di cantare insieme. Purtroppo oggi ci si mette insieme per far sentire la voce delle armi e non la voce che è lo strumento più importante che l'essere umano ha di cambiare sia la sua mente che il suo cuore, che la parola dell'altro. Non ci si fida più della parola di nessuno, no? E non c'è più consapevolezza della forza della parola, perché la parola di fatto è un po' come il sangue o l'acqua che una volta versato non si può più raccogliere. È bastato un giorno che qualcuno dicesse che i neri sono privi di anima, e sono passati dal XII secolo fino ad oggi, secolo XXI, non riusciamo a fare. Ognuno di noi che è qua è figlio della parola, nel senso che un giorno papà e mamma, quando erano giovani, si sono incontrati, qualcuno, uno dei due ha detto ti amo, e il risultato di quella parola siamo qua noi oggi, no? Come figli. E il giorno che di fatto quella parola comincia a venire meno in famiglia, cominciano i guai in famiglia, eccetera. Però in Occidente c'è troppo di chiacchiera e si è ridotto la parola al livello della chiacchiera. Non è più, chi parla non ha più nessun senso. La parola è legata a qualcuno che parla e vuole dirmi qualcosa. Invece si parla, tutti parlano insieme, no? Nessuno che ascolta nessuno, e non si può andare avanti così, no? E in questo linguaggio è normale che quello linguaggio che è più spettacolare, più spettacolarizza, è quello che va avanti. Quindi dobbiamo essere veramente in grado di pensare che tipo di patto educativo globale dobbiamo avere oggi per preparare i giovani a vivere un altro tipo di mondo. E chiudo solo questo dicendo, la mia preoccupazione è perché io vedo che l'Italia, costituzionalmente, se tu vedi nella vita diaria, cioè il paese, no? Come presenza di diversità biologica, è a 500 anni. Invece gli strumenti istituzionali che li devono funzionare sono rimasti a 1000 anni indietro, no? Non accompagnano l'evolvere, e così noi rischiamo di non aiutare i ragazzi ad avere un linguaggio e una visione appropriata per affrontare domani il loro mondo reale, che sarà forzosamente l'incontro con gli altri, che ti piaccia o no, perché la vita sono gli altri, almeno finché nessuno di noi partorisce se stesso, si educa e seppellisce se stesso, ci sono sempre gli altri, prima, dopo e durante, che ti piaccia o no.
Queste sono cose che facevano anche la grandezza della cultura rinascimentale, ma che sono tutti, però nulla è perso, io penso, per questo lavoro che fate come quello che state facendo lo ritrovo importante, ma bisogna sapere che questo tipo di lavoro richiede tempo. Perché? Perché è qualcosa che deve andare a toccare ciò che sta nella testa e nel cuore delle persone. Questo è un lavoro di, come si dice in francese, de longue haleine, no? Perché l'importante è che non è indottrinare le persone, ma portare le persone a capire che è meglio altre strade piuttosto che queste. No? A me sembra che i giovani in Italia lo vogliono, no? Però le istituzioni non li preparano per affrontare domani quel mondo degli altri loro colleghi che staranno lì.